Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, molti mi chiedono, anzi mi dicono, ma tu hai il camper, hai la roulotte, e dove possiamo andare se noi non abbiamo il camper e la roulotte? Beh, guardate, esistono delle soluzioni come quella che adesso vi farò vedere, dove, se è possibile, venirci sia col camper, sia con la roulotte, sia con l'auto, con la moto, con la bicicletta, a piedi, perché vi dà tutte le soluzioni di poter soggiornare. Dove sono adesso? Sono all'interno dell'ostello del Villaggio della Salute Più. È un ostello che prevede di poter dormire, e guardate, tutto nuovo, praticamente nuovo, di poter dormire in soluzioni come queste. Questa è una stanza da letto, è una matrimoniale, come vedete, questa è la parte del letto, qui c'è l'armadio e da questa parte invece c'è la vista proprio sui colli. Ovviamente la stanza è dotata di aria condizionata. È un ostello della gioventù, vuol dire che voi potete anche solo dormire. Davanti avete il vostro bagnetto, che è questo, usufruibile con la doccia e tutti i riferimenti. Ci sono stanze che hanno il bagno personale e stanze invece che, essendo un ostello, hanno il bagno in comune, come in questo caso. L'ostello prevede anche che ci siano delle stanze dove potete avere anche 6 persone, le classiche camerate. Allora, è una soluzione assolutamente più easy rispetto diciamo così, all'ospitalità tradizionale, però è dedicata ai viaggiatori, a chi viaggia con la bici, a chi viaggia a piedi, a chi vuole solo l'auto, a chi vuole fermarsi solo una notte. Non dimentichiamo che quello che vi ho fatto vedere esattamente qua, e ve lo riapro, quello che voi vedete lì è il centro termale, la parte estiva degli scivoli, ma dentro c'è la parte invernale. Quindi, proprio facendo questo vialetto che vedete qui, è quello che vi porta direttamente al centro termale e dove ci sono i ristoranti, dove c'è, se non volete il ristorante, c'è soltanto il self-service, il buffet. Quindi, insomma, direi che è una struttura adeguata a tutte le tasche, perché oltre l'ostello c'è anche l'agricampeggio e ci sono anche delle soluzioni abitative più tradizionali e anche più lussuose rispetto all'ostello. Bene, per questo è tutto, fate i bravi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!